Buon pomeriggio a tutti da Marica dei Cartomanti Europei e benvenuti durante questa diretta interattiva. E vi ricordo come funziona. Dovete pensare ad una domanda nella vostra testa e commentare qui sotto con un numero che va da 1 a 9. Io leggerò la carta che corrisponde al numero che avete scelto, quindi andiamo a vedere che cosa ha da dirvi l'universo in merito alla vostra domanda. Utilizzeremo queste carte qui, che sono le carte dei cartomanti europei. Poi abbiamo le carte degli angeli, queste qui. Abbiamo anche le energie del bosco, che è quest'altro mazzo. E poi abbiamo le carte del karma, anche queste sono le carte dei cartomanti europei. Ovviamente tutte queste carte che vedete qui, più tante altre, le potrete trovare sul nostro shop, quindi se andate sul Museo dei Tarocchi facendo www.cartomantieuropee.com ed entrando nella sezione shop, troverete ovviamente tutte queste carte a disposizione, più ovviamente tantissime altre, perché sapete che ne abbiamo veramente tantissime. Poi ovviamente, se volete vederle dal vivo, questo fine settimana, 27-28 aprile e anche il 1 maggio, saremo presenti al Festival dell'Oriente a Roma, quindi per chi vuole venire a trovarci, abbiamo portato con noi ovviamente tutto il nostro Museo dei Tarocchi. In questo modo avete l'opportunità ovviamente di toccare proprio con mano, no? Le vostre carte, poterle scegliere, poterle vedere dal vivo, e poi ovviamente avrete anche la possibilità di fare dei consulti durante la giornata con noi, perché ci saremo anche noi cartomanti. Quindi mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Okay, possiamo iniziare? Benissimo. Abbiamo user 6962, carta numero 8. Benissimo, allora iniziamo con le carte del karma, carta numero 8 e 8. Nuovo lavoro. Diciamo che il nuovo lavoro rappresenta anche proprio in via generica delle nuove opportunità, quindi sono delle novità in arrivo in funzione della domanda che Natasha, numero 6. Ok. E 6. Conferma in arrivo, Natasha. Tina, numero 3. Ok. Per Tina c'è il matrimonio, questa è stabilità, unione. Tina, numero 3, abbiamo detto. Paola, numero 5. Okay. Paola, manca solo il coraggio per agire, quindi cerca di essere un po' Sofia, più... numero 7. Okay. Malika, devi commentare con un numero da 1 a 9, 6 e 7. Ti ama, ma non vuole ammetterlo. Un secondo solo. Sì. Abbiamo Tonia, numero 6. Ok. Tonia, qui c'è felicità, sono felice. Benedetto, numero 9. Benedetto, attesa terminata. Simo, numero 5. Ti devi confessare, ti deve confessare dei segreti. Carmela, numero 9. Per Carmela, ti sta studiando, quindi una situazione ancora un po' sospesa. Rita, numero 2. Troverai la soluzione grazie a una persona, Rita. Veronica, numero 9. E 9. Scopri le verità nascoste. User 44, numero 2. Ok. Conferma in arrivo. Angela, numero 8. Benissimo. 4, 5, 6, 7 e 8. Angela, è finita. Finito un periodo, è finito una, diciamo un po' una fase, no? Stefano, numero 9. Ok. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bugie.
attenzione. Allora, io vorrei ricordare anche una cosa prima di continuare con gli altri commenti. Se volete fare una lettura di carte un po' più approfondita, quindi prenderò comunque qualche carta in più da tutti i mazzi che ho in tavola, mi raccomando, aspetto le vostre donazioni. Quindi mi raccomando, cercate di fare delle donazioni se volete comunque una lettura un po' più approfondita. Malika numero 3. Ok. 3. Ti ama. Pamela numero 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In arrivo belle parole. Luana numero 3. 2 e 3. Sono con te, Luana. Isabella numero 3. Medita sulle tue decisioni, Isabella. Martina numero 4. 4. Sono felice. Rosy numero 7. 5, 6 e 7. Ho già deciso, quindi la decisione tu già ce l'hai dentro di te. Gianmarco numero 7. Manca solo di coraggio per agire. Virginia numero 7. Ok. 4, 5, 6 e 7. Virginia, nuovo lavoro, nuove opportunità in funzione della domanda che hai fatto. Allora, cambiamo le carte e prendiamo queste qui, le carte di cartomanti europei. Lucia numero 3. Lucia, mettere a nudo interiorità, introspezione personale. Grazie Carmela e grazie Pasquale per la rosa. Grazie, grazie mille. Barbara numero 6. Ok. 5 e 6. Realismo, apertura psicologica, libertà di espressione. Ovviamente per tutte le persone che donano facciamo una stesura un po' più approfondita. Ok, Carmela che ha donato. Carmela e Vincenzo avranno una storia. Carta numero 9. Vediamo. E 9. Armonia con il pianeta, energia positiva, gioia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Guarigione, sta iniziando un percorso di guarigione. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, un anno da oggi. Allora, diciamo che ovviamente le carte quando parlano di guarigione non parlano di salute, ma parlano comunque di fasi della vita che ognuno di noi attraversa, fasi in cui magari si è un po' più spenti, fasi più difficili, no? Che si attraversano. Quindi realmente questa stesura ti sta dicendo che il nuovo inizio c'è, la carta ti dice un anno da oggi, quindi nel corso di questo tempo ci sarà comunque questa nascita, questo sviluppo. Ovviamente non è una cosa che succederà fra un anno, ma arriverai ad un anno ad avere la tua realizzazione, perché il percorso sta iniziando adesso al presente, quindi c'è stata questa chiusura con il passato in maniera negativa e stai andando incontro ad un periodo di armonia con il pianeta, energia positiva e gioia. Quindi è proprio questo quello che ti aiuta a superare questa fase un po' spenta che hai attraversato. Grazie mille per la donazione. Allora, abbiamo Pasquale che ha donato anche lui, sì. Prima numero 6. Ok, Antonella, devi commentare con il numero da 1 a 9. Sì. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prudenza, riflessione, Pasquale. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ricerca, ciò che cerchi è molto vicino a te. 2, 3, 4, 5 e 6. Persone disponibili. Allora, diciamo che qui le carte ti fanno vedere prudenza e riflessione, quindi dovresti cercare comunque di fare un po' più attenzione, però realmente quello che tu stai cercando in questo momento si trova proprio vicino a te. Ci sono delle persone disponibili che possono aiutarti a sbloccare questo percorso. Ok, andiamo sempre con un'altra donazione. Elisabetta, sì. Grazie, carta numero 7. Grazie Elisabetta, aspetta che allora, carta numero 7 per Elisabetta.
7. Dolcezza, carisma e sensualità. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Accoglienza, stai per vivere una trasformazione. 4, 5. Carmela, ti consiglio di approfondire poi in privato con Marica. Informati meglio. Allora, diciamo che sicuramente questo è un bel cambiamento in arrivo. Non so che cosa hai chiesto alle carte, ma le carte ti stanno parlando di cambiamento e di sviluppo. Ma la prima a cambiare sei proprio tu, realmente, perché con questa carta di dolcezza, carisma e sensualità vuol dire comunque una tua evoluzione che ti renderà possibile ovviamente anche il raggiungimento dell'obiettivo. Abbiamo Tiziana che ha donato anche lei carta numero 8. Ok, grazie Tiziana. 4, 5, 6, 7 e 8. Innamoramento, sblocchi e realizzazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ripensaci, quindi ragionaci bene su questa situazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sicurezza. La tua casa è il tuo posto sicuro, quindi diciamo che comunque anche tu ti trovi alle porte di una bella evoluzione, ma è un qualcosa che dipende da te. Ci devi ragionare. Andiamo avanti con una carrellata. Sì. Isabella numero 9. Isabella, ok, perfetto. Ovviamente io ricordo sempre che per chi vuole un consulto un po' più approfondito durante la live deve fare delle donazioni, altrimenti possiamo comunque sentirci in privato allo 0773 49 35 35. Chi non ha mai usufruito del primo consulto lo può fare gratuitamente, sono 10 minuti che Cartomante Europei mette a disposizione. Allora, dicevamo? Isabella 9. 9 per Isabella. 9. Lealtà, fedeltà, armonia familiare e gioia. Giorgia 8. Okay. 6, 7 e 8. Gioia, avanzare e riuscita. Maria 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uomo, donna, personalità confusa, bisogno di dialogo. Qui c'è da approfondire. Isabella numero 3. Ok. Antonella, ora ti rispondiamo. Evoluzione, successi e impegno. Antonella, che ha donato carta numero 7. Ok, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abbraccio, fusione e liberazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Comunica in modo chiaro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbondanza, in arrivo qualcosa di speciale per te. Allora, Alda, carta numero 7. Ok. 4, 5, 6 e 7. Magia, spensieratezza e realizzazione. Elena, numero 5. Per chi? Elena, numero 5. E 5. Lealtà, fedeltà e armonia familiare, gioia. Elisabetta numero 7. 5, 6 e 7. Scelta, apertura e confronto. Alima numero 1. Ok. Abbraccio, fusione e liberazione. Maria numero 6. 5, 6 e 6. Autostima, ascoltare e ottimismo. Fiorentina numero 5. Ok, andiamo con le energie del posto. 5. Determinazione, prendi la tua vita nelle tue mani. Francesca numero 5 che ha donato. Ok, 1, 2, 3, 4. Grazie Francesca. Ricerca, ciò che cerchi è molto vicino a te. Andiamo qui, numero 5. 5 nelle prossime settimane, vediamo che cosa ci dicono le carte del campo. 3, 4 e 5. Non c'è soluzione, quindi diciamo che ciò che cerchi è molto vicino a te, quindi realmente è un po' quello realmente che il percorso da seguire. Marina numero 6. Ok.
5 e 6. È arrivato il momento di cambiare le cose. Sara, 2. La tua casa è il tuo posto sicuro. Rossella, 8. 7 e 8. Abbondanza, mi arriva qualcosa di speciale per te. Sofia, 2. Ok. Tutto accade per una ragione. Louisiana, 5. E 5. Integrazione, non lasciare nulla in sospeso. Vanessa, 5. 4 e 5. Guarigione, stai iniziando un percorso di guarigione. Io ripeto sempre, quando le carte parlano di guarigione, non si intende la salute, ma si intende lo stato interiore in cui ci troviamo, quindi la chiusura di un periodo negativo e l'inizio di un periodo più positivo. Annalisa, numero 5. E 5. Di nuovo, Annalisa, per te sta iniziando un percorso di guarigione, quindi questo è un po' un nuovo inizio per te. Patrizia, numero 8. 7 e 8. Riflessione, devi chiarirti le idee. Ok, vero, hai donato, devi pensare a una domanda e commentare con un numero da 1 a 9, ti risponderemo al tuo commento poi. Allora, abbiamo Francesca che ha donato, grazie, carta numero 8. Grazie, grazie Francesca, grazie a tutti quelli che ci fanno delle donazioni. 7 e 8. Desideri, non smettere di sognare. In riga da 1 a 9, eh? Continua così, ti dice la carta. E 8, sì, quindi sei sulla strada giusta. Ok, addolorata numero 4. Ok, e 4. Sicurezza, la tua casa è il tuo posto sicuro. Anna, numero 6. 5 e 6. Serenità, vivi in armonia con l'universo. Vero, numero 9. Riflessione, devi chiarirti le idee. Iris, numero 3. Integrazione, non lasciare in sospeso. Allora, Enrica, sì. Abbiamo le carte. Enrica, numero 5. Ok. 4 e 5. Dai retta alle tue intuizioni. Rosaria, numero 7. 4, 5, 6 e 7. Perdono, Rosaria. Elisa, numero 4. 4. Elisa, agisci. Antonella, numero 8. E 8. Storia d'amore per Antonella. Daniela, numero 4. 2, 3 e 4. Sei pronta. Maria, numero 7. E 7. Maria, improbabile. Io ovviamente vi ricordo sempre che se volete fare una lettura durante questa live un po' più approfondita, fate delle donazioni. In questo modo vi aprirò qualche carta in più, anche degli altri mazzi. Quindi mi raccomando, aspetto le vostre donazioni. Rosa, numero 5. Ok, 4 e 5 per Rosa. Medita per trovare la risposta. Lidia, numero 5. Lidia, improbabile. Safa, numero 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Abbondanza. Daniela, numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Daniela, no. Maria, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Maria, aspetta. Monia, numero 3. E 3 per Monia. Monia, perdono. Allora, Anni,
Rifai la domanda, rifai, ricommenta con il numero che ti rispondiamo, visto che non hai sentito. Carmela, numero 6. Numero 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sì. E, la sceicca, devi ricommentare perché non vediamo il tuo numero. Ok, Anna, numero 6. Ok, 2, 3, 4, 5 e 6, aspetta. Gli giriamo un'altra carta che ha donato. Ok, perfetto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ti deve confessare dei segreti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ciò che cerchi è molto vicino a te. Quindi una situazione penso un po' da approfondire. Poi ovviamente se vuoi fare un consulto un po' più approfondito possiamo sentirci comunque in privato allo 0773 49 35 35. Per chi non ha mai contattato Cartomanti Europei, i primi 10 minuti di consulto sono gratuiti, quindi quando volete potete chiamare al centralino, vi rispondono e vi prenotano per il primo consulto gratuito. Ok, abbiamo una donazione, si chiama grazie. Tiziana. Grazie, quindi, Tiziana. No, guarda, gravidanza però non possiamo rispondere Tiziana, quindi magari un'altra domanda. Ti ringrazio per la donazione. Allora, abbiamo Carla. Le carte sulla salute. Carla, numero 2. Carla, ce l'hai fatta. Cesare, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Storia d'amore. Giuseppe, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendi una nuova direzione. Elisabetta, numero 1. 1? 1. Ok. Lascia andare, Elisabetta. Giusy, numero 8. 8. Giusy, nelle prossime settimane. Carla, numero 7. Ok, 3, 4, 5, 6 e 7. Fidati, Carla. Allora, io... Graziella, abbiamo numero 4. Graziella, numero 4. E 4. Preoccupazioni inutili. Ovviamente se volete sempre fare una lettura comunque un po' più approfondita durante questa live, fate delle donazioni, mi raccomando, io vi aspetto. E così apriamo qualche carta in più anche da altri mazzi. In questo modo avete anche la possibilità di conoscere altri mazzi. Abbiamo Irena, numero 6. E 6 nel prossimo futuro. Elisabetta, numero 9. Per tutti quelli che commentano i numeri superiori da 1 a 9, dovete commentare con un numero da 1 a 9. Nelle prossime settimane, esatto, vogliamo rispiegare come funziona la live per chi si è collegato okay, da poco? Aspetta, che abbiamo la ragazza che aveva commentato sulla gravidanza che ha cambiato. Ok. La sì. Mia vita avrà un cambiamento. 10287 Tiziana, carta numero 2. Benissimo, vediamo un po' il cambiamento per Tiziana. Tiziana, se ci credi davvero, Tiziana ha fatto la donazione, quindi gli abbiamo sì. Qualche carta in più. Percorso, puoi arrivare dove vuoi se davvero lo desideri. E vediamo un po' che cosa ci dicono anche le carte del karma. Sta per aprirsi verso di te. Diciamo che queste sono un po' carte abbastanza motivazionali. Per quanto riguarda te c'è un bel cambiamento in arrivo. Abbiamo Mina, numero 9. Ok. 7, 8 e 9. Comunica in modo chiaro. Patti, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Informati meglio, Patti. Vi spieghiamo anche il gioco, visto che ci siamo. Sì. Allora, vi spiego come funziona. Dovete pensare ad una domanda nella vostra testa e commentare qui sotto con un numero da 1 a 9. Io ovviamente leggerò il numero che voi avete scelto, che corrisponde alla carta che io prenderò. Poi, ovviamente, se volete comunque fare magari un consulto un po' più approfondito, io vi aprirò più di una carta anche dagli altri mazzi che ho qui durante, che sto usando durante questa diretta. Per questo dovete fare delle donazioni, quindi mi raccomando, aspetto le vostre donazioni, vi aspetto in tanti, aspetto anche ovviamente i vostri commenti. Allora, Angel, numero 3. Ok. No. Smug, numero 5. 1, 2, 3, 4
poi dipende da te. Benedetto, numero 7. 5, 6 e 7, nel prossimo futuro. Giovanna, numero 3. 2 e 3. Giovanna, guarigione. Ovviamente io ripeto sempre, ogni volta che escono carte di guarigione, perché le carte degli angeli parlano anche di questo, ma per guarigione non si intende la salute, perché i cartomanti europei non fa le carte sulla salute. Per guarigione si intende con una chiusura di un periodo negativo, una chiusura comunque di un periodo magari in cui si attraversano diverse problematiche e un nuovo inizio, quindi il passaggio da un periodo brutto a un periodo più positivo. Teresa, numero 7. 4, 5, 6 e 7. Medita per trovare la risposta. Paola, numero 8. 8. Per Paola c'è l'abbondanza. Cleo, numero 5. 2, 3, 4 e 5. Prendi una nuova direzione. Martina, numero 3. 2, 3 per Martina. Improbabile. Anna, numero 4. 2, 3 e 4. Chiedi ai tuoi angeli. Vanessa, numero 3. 2, 3. Improbabile, Vanessa. Rita, numero 4. 2, 3 e 4. Rita, momento sbagliato. Allora, ci sono altri commenti? Per il momento no. Ok, perfetto. Quindi mi raccomando, io vi aspetto che commentate durante questa diretta, aspetto anche le vostre donazioni, così intanto possiamo aprire qualche carta in più durante questa diretta. Poi, per chi non ci conosce, ci potete contattare allo 0773 49 35 35 per fare ovviamente un primo consulto di carte più approfondito, e appunto perché non ci ha mai chiamato, il primo consulto è gratuito. Cartomanti Europei offre 10 minuti gratuiti. Poi, per chi magari si trova nel Lazio, questo fine settimana 28 e 29 aprile e il 1 maggio saremo al Festival dell'Oriente a Roma, quindi per chi vuole può venire a trovarci, ci sarà ovviamente tutto il nostro stand, oggettistiche, libri di ogni genere, poi da gli angeli alla lettura dei tarocchi, delle sibille, delle guide, tavole ouija, diciamo che ce n'è un po' per tutti, anche oggettistica magari per chi vuole fare comunque un regalino, un pensierino, e in più ci sarà ovviamente anche il nostro museo dei tarocchi, quindi potete venire a scegliere il vostro mazzo di carte. Saranno in vendita anche le carte di cartomanti europei, che sono questi qui, le carte del domani e le carte del karma, queste qui che sto usando durante questa diretta. Okay. C'è qualche commento? Abbiamo Carla, numero 2. Benissimo, vediamo un po' per Carla. Carla, desideri non smettere mai di sognare. Enza, numero 5. 3, 4 e 5. Fiducia, vivi in armonia con te stessa e con gli altri. Ella, numero 9. 9. Impedimento. Non sempre si può ottenere ciò che si vuole. Quindi, Stefania, numero 5. 2, 3, 4 e 5. Sicurezza. La tua casa è il tuo posto sicuro. Erika, numero 2. 1 e 2 per Erika. Progresso. Sei sulla strada giusta. Prosegui. Alex, numero 1. Illuminazione, il tuo risveglio è vicino. Grazie Stefania, ci ha donato dopo la risposta. Grazie. Allora abbiamo Elisabetta, numero 7. Ok, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per Elisabetta. Silenzio, hai bisogno di spazio per te. Giovanna, numero 8. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Equilibrio, hai bisogno di stabilità. Giovanna, abbiamo fatto sì. Rita, numero 2. 2 per Rita. Impedimento, non sempre si ottiene ciò che si vuole. Anna, numero 4. 2, 3, 4 per Anna.
pazienza, aspetta senza fretta. Erika, numero 6. Riflessione, devi chiarirti le idee. Giulia, numero 2. Per Giulia. Creazione, chiedi quello che desideri, perché ovviamente questi sono messaggi dell'universo, quindi cerchiamo di mandare le nostre energie ovviamente all'universo. Ella che ha donato, carta numero 1. Benissimo, grazie Ella. Allora, comunica in modo chiaro, carta numero 1 ti dice evoluzione, successi e impegno, e la carta del karma ti dice ti ama. Quindi è una bella evoluzione realmente. Martina, numero 9. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 per Martina. Informati meglio. Allora, un secondo. Sì. Carmelina, numero 6. Ok. 2, 3, 4, 5 e 6 per Carmelina. Preoccupazioni inutili. Anna, numero 6. E sei nel prossimo futuro. Incasinato, carta numero 8. Ok, già il nome dice tutto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cerca un segno. Ovviamente se volete una stesura un po' più approfondita, fate delle donazioni, io vi apro qualche carta in più. Stefania, grazie per la donazione, ma devi commentare con un numero da 1 a 9. Poi abbiamo Giovanni, numero 5. Tempismo perfetto. Edit, numero 3. 1, 2 e 3. Prendi una nuova direzione. Jessica che ha donato, carta numero 8. Ok, allora andiamo per Jessica. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendi una nuova direzione. Vediamo un po' qui che cosa viene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, speranza, devozione e impegno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tutto accade per una ragione. Sono impegni che devi investire. Devi investire il tuo impegno e la tua pazienza. Stefania, che ha donato carta numero 9. Grazie Stefania. Allora, vediamo un po'. 9 per Stefania, dipende da te. Anna, numero 4. Aspetta, sì. Che ha donato Stefania. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Maldicenze, situazioni complicate, intrighi. Cioè qualcosa che non ti sta andando nel verso giusto, troppi pettegolezzi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ringrazio per i doni della vita, quindi diciamo che sono situazioni che si vanno a sistemare. Anna, numero 4. Ok. 1, 2, 3 e 4. Sì. Allora, incasinato, perché ci ha donato 2-3 cuori. Grazie. Magari se ci commenti con una domanda e un numero, sì. E magari approfondiamo. E poi per approfondire ovviamente puoi fare il consulto chiamando il nostro centralino. Certo, lo 0773 49 35 35. Abbiamo Ella, carta numero 7, intanto che aspettiamo l'altro ragazzo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Miglioramento di salute, ovviamente ogni volta che escono le carte sulla salute, io ricordo sempre che Cartomante Europei non fa le carte sulla salute, quindi quando le carte parlano di salute, guarigione e via dicendo, non si intende salute fisica, perché per quello c'è il dottore, ma si intende fasi della vita che ognuno di noi attraversa, quindi momenti comunque magari spenti, bui, momenti di problematiche che vanno a risolversi. Ok, e incasinato abbiamo scoperto che si chiama Riccardo, devi commentarci però con un numero da 1 a 9, 14 non va bene caro. Sì. Abbiamo numero Anna intanto, numero 3. Anna, sì. Allora, aspettiamo Riccardo. Ok, Riccardo chiede, vorrei sapere in generale cosa mi aspetta in generale. Mi chiamo Riccardo, carta numero 7. Benissimo, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
trova un compromesso, vediamo un po' in generale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbraccio, fusione e liberazione. E poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Il tuo risveglio è vicino. Diciamo che in generale, ovviamente, le carte ti stanno parlando un po' di un qualcosa che dovresti andare a modificare, sei in una fase statica della tua vita, però c'è questo risveglio, quindi devi andare incontro, ovviamente, a dei cambiamenti, ad un rinnovamento. Allora, Anna numero 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ripensaci. Allora, Butterfly chiede, Mary 180293 o Evimar 070594 ha un ripensamento a di ritorno con me. Carta numero 8. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendi una nuova direzione, quindi sicuramente te la devi giocare un po' meglio questo ritorno, questo ripensamento. Poi, se vuoi, puoi o fare delle donazioni durante la diretta e ti apro qualche carta in più, o altrimenti possiamo sentirci in privato allo 0773 49 35 35 e i primi 10 minuti di consulto, se non hai mai chiamato, li offre Cartomanti Europei, quindi approfittatene ovviamente in modo da poterci conoscere e da poter intanto fare una lettura un po' più approfondita. Ok, Ella ha donato di nuovo, carta numero 5. Grazie Ella. 1, 2, 3, 4 e 5. Ce l'hai fatta, mi sembra che ti è uscita pure prima questa carta, se non sbaglio. E allora è il destino. Ebbene sì, 1, 2, 3, 4 e 5. Cambiamento, avanzamento e promozione. Questa è una carta che si adatta sia al lavoro sia alla sfera sentimentale. Diciamo che è una carta, ovviamente, che parlando di avanzamento e promozione, 4 e 5 ti rappresenta un po' proprio quella che è la crescita e l'evoluzione dei tuoi progetti. E infatti qui ti dice energia, hai bisogno di una carica di vitalità, quindi mi raccomando, non ti buttare giù, non perdere di vista il tuo obiettivo. Ok, abbiamo Francesca numero 5. Ok, 3, 4 e 5. Miglioramento di salute. Io ripeto di nuovo, quando le carte parlano di salute, non si tratta di salute, perché Cartomanti Europei non fa le carte sulla salute, ma si tratta di fasi della vita che ognuno di noi può attraversare, perché non è che diciamo nella vita è sempre tutto bello, no? Quindi laddove capitano dei periodi bui, spenti, periodi magari di problematiche, di pensieri, il miglioramento di salute sta a rappresentare una chiusura con questa fase negativa e un nuovo inizio. Rosa, non possiamo rispondere su domande sulla gravidanza. Abbiamo un'altra Rosa che chiede con la carta numero 8. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. C'è qualcosa di meglio. Ovviamente se volete approfondire io aspetto le vostre donazioni durante la diretta, mi raccomando. Elisabetta, numero 6, sarebbe The Butterfly. Ok, vediamo. Che aveva donato prima. Carta numero 6. No, ok, carta numero 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Medita per trovare la risposta. Anna, carta numero 2. Ok, 1 e 2. Dai retta alle tue intuizioni. Lisa, numero 9. 9 nel prossimo futuro. Stefania Cadonato, carta numero 1. Grazie Stefania. Allora, la carta ti parla di perdono. Ti ama. Segreti scoperti, ascolta il tuo spirito, riflessione. Quindi un qualcosa che va incontro, diciamo, ad un nuovo inizio, ma non mi sembra essere tempo perso. Ok, Agata numero 1. Ok, Agata pensa positivo. Ok, a Butterfly ci siamo sbagliati, era la carta numero 8, non carta numero 6, quindi se gli rifacciamo la carta numero 8 invece di 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, agisci. Ok, Riccardo numero 4. 1, 2, 3 e 4 per Riccardo. Prendi una nuova direzione. Ok, vediamo.
Maria numero 4. 1, 2, 3 e 4. Maria, continua così. Vediamo. Abbiamo un'altra Mary, numero 3. Ok. Comunica in modo chiaro, Mary. Ana, numero 9, ha donato, grazie. Ok, perfetto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 per Ana. Sì, decisa. Vediamo un po' qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nuovo inizio, ripartenza, riconciliazione e chiarimento. E 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Semplicità, il tuo principale ostacolo sei tu. Rosa 87, carta numero 6. Ok. Ha donato, grazie. Rosa ha donato, grazie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dipende da te. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Maldicenze, situazioni complicate e intrighi. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sincerità, guardati dentro e sii sincero. Quindi sicuramente questa è la chiave di sblocco, quello che ti aiuta a superare questi ostacoli. Ti devi pensare a una domanda e commentare con un numero da 1 a 9. E poi ovviamente io aspetto anche le vostre donazioni in modo da potervi aprire qualche carta in più. Malika numero 8. Ok. 6, 7 e 8. Momento sbagliato. Ciro numero 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Persone disponibili. Ok, Marianna ha donato, carta numero 9, grazie. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Risoluzione pacifica, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fermarsi, riflessione. Tamitam, sì. Gli prendo un'altra carta. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sicurezza, la tua casa è il tuo posto sicuro. Tamitam, che ha donato, okay. Numero 5. Grazie. 1, 2, 3, 4 e 5. Opportunità. 1, 2, 3, 4 e 5. Autostima, ascoltare, ottimismo. E 1, 2, 3, 4 e 5. Scelta, ricorda che puoi sempre cambiare le cose, quindi è una decisione che dipende da te. Tatiana, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per Tatiana. Sì, decisa. Allora, un attimo che cambio mazzo di carte e riprendo le carte del karma. Andiamo avanti. Titti, numero 9. Una persona innamorata di te. Elisabetta, numero 9. 9. Matrimonio. Irena, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sono felice. Erika, numero 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No, Erika, ma non ci sono più donazioni? Per il momento no, aspettiamo, okay, che qualcuno doni. Aspetto le vostre donazioni, così facciamo una stesura un po' più completa. Titti ringrazia, Farfalla grazie. Ringrazia. Grazie a voi, grazie a voi. Abbiamo Mattia, carta numero 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per Mattia. Mattia, ti detesta, e che non hai fatto, tesoro? Se vuoi puoi fare una donazione, così cerchiamo di aprire qualche carta in più e vediamo quello che ci dice. Altrimenti, se vuoi, mi puoi contattare, puoi chiamarci allo 0773 49 35 35
e il primo consulto è gratuito, sono 10 minuti che Cartomante Europei mette a disposizione per poterci conoscere, quindi in qualsiasi momento volete approfondire o comunque avete anche qualche domanda da fare alle carte, potete contattarci allo 0773 49 35 35. Siamo aperti dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte, quindi veramente in qualsiasi momento volete. Anna Maria Piacenza dice che ha donato, grazie, carta grazie. Numero 9. Grazie Anna Maria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Non può, vediamo un po' che altro ci dicono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Speranza, luce e traguardo vicino. Vediamo un po' qui che altro ci viene fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Karma, tutto accade per una ragione. Il numero è 0773 49 35 35. Abbiamo Crismar numero 3. Ok. 1, 2 e 3. Ti deve confessare dei segreti. Margherita numero 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voglio soltanto te. Carmella numero 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ti detesta. Carmen numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Non ascoltare gli altri. Ok, perfetto. Allora, se in questo momento non ci sono commenti, non so quante persone ci stanno. Sì, c'è un commento con un numero 18, ma vi rispiego che dovete commentare con un numero da 1 a 9. Allora, Simo, devi oltre la domanda devi commentare con un numero. Sì. Allora, io nel frattempo vi ringrazio perché vedo che ci avete seguito in tantissimi e mi raccomando, oltre alle donazioni fate tanti tap tap, così almeno aumentano questi cuoricini. Abbiamo subito questo commento, quindi tra Serena e Federica potrà di nuovo essere qualcosa in futuro, carta numero 7. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Devi aspettare, devi dare tempo al tempo. V, carta numero 9. Scopri le verità nascoste. Michele chiede se tornerà con sua moglie, carta numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Non è pronta. Questo però non è un no, è un dare del tempo. Malika numero 4. Ok, 1, 2, 3 e 4. Troverà una soluzione grazie ad una persona. C'è un commento di Simpa. Ciao bellissima Marica, un bacione, non sappiamo chi sia. Grazie, allora non lo so neanche io chi è, se è magari non so qualcuno che già sento privatamente, però grazie, grazie mille. Aspettiamo qualche altro commento. Sì, io nel frattempo ovviamente vi ricordo il numero di telefono da contattare perché giustamente noi non stiamo solo qui durante le live, no? Ma siamo comunque nel nostro centro e ovviamente abbiamo la possibilità di fare le consulte anche privatamente. Le live le facciamo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17, ma poi ovviamente per tutto il resto del tempo siamo disponibili in privato, quindi ci trovate allo 0773 49 35 35 in qualsiasi momento volete, perché veramente stiamo qui dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte, quindi in qualsiasi momento volete potete mettervi in contatto con noi e fare le vostre domande alle carte. Il primo consulto è gratuito, sono 10 minuti di prova che offre Cartomanti Europei. Poi ovviamente se vorrete fare altre domande alle carte vi vengono spiegati i metodi di pagamento. Io per il momento aspetto i vostri Nadia, commenti. Carta numero 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sono con te. Flavia, carta numero 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sì. Martina, numero 4. 1, 2, 3 e 4. Ti sta studiando, Martina. Vi chiede, mi vuole ancora? Carta numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sta per aprirsi verso di te.
Eleonora numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Non è pronto. Sara, carta numero 5, torneremo insieme? 1, 2, 3, 4 e 5. Scopri le verità nascoste. Anan, carta numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Molto affascinante e seduttore. Nadia, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No, Nadia. Rina, numero 9. Ok. Molto affascinante e seduttore. Maristella, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Scopri le verità nascoste. Ok. Senti adesso, in questo momento. Beh, però vedo che ci sono queste persone che ci stanno seguendo. Guardano, ma sono un po' timidi, non commentano. Vediamo altro. Io li aspetto i vostri commenti. Poi ovviamente se volete fate tanti tap tap, mi raccomando, così mi lasciate tantissimi cuoricini alla fine della diretta. E poi ovviamente aspetto anche le vostre donazioni. Adele, numero 5. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Non è pronto Adele. Concetta dice buonasera. Grazie, grazie Concetta, buonasera anche a te. Se vuoi fare una domanda, pensala nella tua testa, Concetta, e scrivi un numero che va da 1 a 9 in modo che io possa leggere la carta per te. Love chiede se può, certo che puoi, pensa una domanda, certo, e commenta con un numero. Concetta ha detto ok. Lulu, buonasera, cosa vedi? 23274, però serve un numero. Serve un numero, devi pensare a una domanda e commentare con un numero. Che va da 1 a 9. Abbiamo Monica numero 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ripensaci. Carla numero 4. 1, 2, 3 e 4. Nei prossimi mesi. Concetta ha commentato carta numero 8. 1, 2, 3. Se ci credi davvero. User 8653, carta numero 8. Ok. 7 e 8. C'è qualcosa di meglio? Jessica chiede se può, certo, pensa una domanda e commenta con un numero, certo, da 1 a 9. Abbiamo Federica numero 4. Lulu, devi commentare con un numero da 1 a 9. 4. Nel prossimo futuro. Boti numero 8. 7 e 8. No, tesoro. Jessica, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No, tesoro. Grazie, Cata, per il cuore. Aspettiamo, grazie, il tuo commento. Grazie mille. Lello dice buonasera, pensa a una domanda. Allora, Katia, Cata Donato, carta numero 8. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nel prossimo futuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Non lasciare in sospeso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Maldicenze, situazioni complicate. Quindi non lasciare in sospeso queste situazioni, approfondisci. Lulu, numero 7. E 7, preoccupazioni inutili. Sonia, numero 5. 3, 4 e 5, se ci credi davvero. Aspettiamo qualche altro commentino. Sì, nel frattempo ricordo che non Giulia, so... numero 6. Oh, numero? 6. 6, 2, 3, 4, 5 e 6. Prende una nuova direzione. Io nel frattempo ricordo magari, ecco, chi ci segue dal Lazio, che questo fine settimana saremo al Festival dell'Oriente, 28, 29 aprile e 1 maggio, quindi per chiunque vuole venire a trovarci, noi saremo lì, siamo ovviamente disponibili anche per delle letture di carte dal vivo, oltre a noi ci sarà anche il nostro museo dei tarocchi, quindi per chi vuole anche approfittarne per acquistare dei mazzi di carte può comunque trovare
trovarci lì a Fiera di Roma. Simo commenta, dovete venire anche a Napoli, ma non ci sono per in questo periodo, l'anno prossimo ormai. Eh sì, per il momento non c'è il Festival dell'Oriente, anche perché penso che adesso Roma dovrebbe essere l'ultima data, poi si riparte a settembre. Per l'estate, esatto. Lulu, numero 2. Ok. Lulu, sicurezza, la tua casa è il tuo posto sicuro. Aspetteremo settembre allora, Simo, per venire a Napoli. Assolutamente sì, assolutamente sì. E... abbiamo finito. Ok, perfetto. Allora, io per il momento vi saluto. Eccola, abbiamo l'ultima, sala numero 6. Ok, facciamo quest'ultimo commento, poi vi saluto. 1, 3, 4, 5 e 6. Esperienza, provaci senza avere paura. Abbiamo un finalista, Luca numero 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per Luca. Stai per vivere una trasformazione, Luca. Abbiamo fatto Luca. Allora, io per il momento ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito durante questa diretta, grazie tante per le donazioni e per tutti i cuoricini che mi avete lasciato durante la live. Vi ricordo che le nostre dirette ci sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17 e poi al di fuori delle live su TikTok siamo disponibili allo 0773 49 35 35. Siamo aperti dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte, quindi in qualsiasi momento volete potete mettervi in contatto con noi. I primi 10 minuti di consulto li offre Cartomanti Europei, quindi mi raccomando chiamateci, e vi aspettiamo numerosi e per il momento vi saluto e vi aspetto anche al Festival dell'Oriente a Roma. Un bacione da Marica!